Raghi, ciao! Sì. Questo video probabilmente uscirà fra 7 secoli e mezzo, ma dettagli! La mamma ha detto che te smetti. Siamo su questo nuovo. Dai, zitto! Siamo su questo nuovo gioco chiamato Dungeon Simulator. Sì, Dungeon Simulator. Siamo su Dungeon Simulator, dove praticamente dobbiamo trucidare male gli animali, proprio animal friendly. Yeah! E praticamente facendo ciò, si dovrebbe dire così, saliamo di livello e poi ci sono i boss che dobbiamo uccidere per salire di livello. Arriva e poi questo, perché per quello però lo so questo e basta. Quindi facciamoci la scorpacciata di omicidi corposi di galline, maiali, mucche e pecore. Basta. Se, WWF non venirmi a cercare, voglio cercare quelli del server, ovvero in PvP. Andre, che fai? E vai da mamma. Tra l'altro ho preso l'abitudine di giocare. Ma perché fa? Mu, mu. E perché sì? Uccidimi. Livello 3. Yeah. Spawna il boss, eh? Sì, l'ammazziamo. Muori. Ai, ai. Grazie, aiutatemi, aiutatemi. Cacchio volete voi? Lasciatemi in pace. Picchiamolo. Lasciami in pace, maiale del caspita. Qui, lasciami in pace. Ah. Dai raghi, dobbiamo arrivare a livello 4, così andiamo lì. Non so che cosa c'è lì, però c'è qualcosa. Unshottiamo le galline, perfetto. Le galline quando danno adesso, scusate, quando date voi? Ho trovato una. Sì. Guarda che fatto. Guarda. Sì, ho Quando visto. ti cade un'altra. Ti sembra sei calda? Sì. Guarda. Aia! Guarda. Sì, ho visto, Andrea. Ammazzalo. No, è solo lui. Prima questo che fa. No, vince, non si uccidono gli animali dopo di. Dopo. Passa, passa. Le galline le one shotiamo, sono una farm di XP. Grazie. Vieni, maiale. Porcupine, vieni. Andrebbe. A me, se vuoi cose dei Lunitus quando ero un po' più piccolo, mi facevano morire dalle risate. Per quanto la loro violenza ci mordevo. Fammi salire. No. Un giorno scoprirò dove si trova il codificatore delle stream di Twitch, inizierò a streamare questa roba. Così da arriva di salire tanto di livello, fare bella roba. Scusa gallina, lei si è scordata di morire. Ok. Tanto adesso sono easy peasy lemon squeezy da uccidere. Essendo che tolgo 100 alla volta, Andrella la fesci da qui. Tra l'altro, come vedete, ci sono le nuove skin, se non sbaglio, quelle del nuovo snapshot, cioè proprio quelle della 1.14, che tra l'altro fra un po' dovrebbe uscire, spero. Non gioco a Minecraft da un secolo. Perché? Perché guardo YouTube e gioco a Roblox, che non ho ancora poi importato. Devo farci un pensierino. Che la vorrei portare in compagnia e se sento solo come un cane, non è vero, con i dettagli. Vuoi morire, per favore, grazie.
Dai, spawna un boss. Ti aiuto io. Uccidiamo sta mucca, tanto per cambiare. Quindi ragazzi, se qualcuno di voi sa streamare su Twitch, me lo può dire. Non so dove si trova sto codificato. Cioè, per farvi capire, serve nel tutorial per fare uno stream su Twitch, serve un codice che ti danno nella dashboard. Sarebbe se si pronuncia così, non lo so. Ma so, quindi... nella dashboard. E dai, zitto. E praticamente dobbiamo... cioè, devo infilarci sto coso, così che... Dove streammi. E posso finire lo stream così. Aiutami! Ristreamare su Fortnite. Su Fortnite. Dai, zitto. Su questo Minecraft. Quando ci avrò la voglia, ma le taglio. Andre! Bravo. Pardon, un attimo di distrazione. Te lo uccido io, tranqui. Di così rubandoti 20 di XP, ma dettagli. Peccato che non possiamo malmenarci tra players. Sarebbe una cosa bella. Cioè, non è vero, però dettagli. Andiamo. Bello sto robot, così posso parlare di quello che voglio. Papparà, muori tu, muoiono tutti, poi vi mangio a colazione. No, oddio, no, no, non lo farei mai. Ragazzi, considerate che in un paese calabrese, che non mi ricordo il nome, la mattina di Pasqua, se non erro, se sarebbe non mi ricordo se era Pasqua o un'altra festività, praticamente si mangia la colazione di Pasqua, si fa con salsiccia, capicollo, cose così. E praticamente ogni volta che si organizzava questa cosa con la famiglia, io evitavo sempre e facevo il trasgress. Facevo la colazione a casa, perché onestamente io non mangerei mai del salato, la carne in generale di mattina, ma molte cose non mangerei subito a colazione, tipo le patatine fritte. Non farei mai, se fossi nato in Inghilterra, non avrei mai mangiato le uova e il bacon di prima mattina, cioè mai nella vita. Non, per me, io le uova di solito le mangio quando ritorno da scuola, le mangio a pranzo, alle 2, quindi non mangerei mai una roba del genere. È orribile, mi fa schifo, cioè. Non riuscirei a sopportarlo, probabilmente vomiterei. E poi, considerando anche il fatto che senza colazione io sono una specie di zombie, quindi non conviene per me fare una cosa del genere. Comunque, tornando ai discorsi di cosa, siamo a 1109, cioè volevo dire, ci mancano 1069 punti XP per arrivare al livello 4 e per sbloccare la nuova zona. Spero di riuscire a fare meno di 15 minuti. Però dubito, nel caso arrivo a 15 minuti, ciao. Continuiamo poi in un altro episodio. Saluto chiunque mi abbia messo like alla foto di Instagram. Comunque, seguitemi su Instagram. Non sto più mettendo, ragazzi, se non sto mettendo più la descrizione nei video e nemmeno facendo tanti video. E ragazzi, perché praticamente io di solito la descrizione me la vado in un altro video e me la copio, però non c'ho spazio, quindi. Un'alternativa che volevo fare era di scrivermela su Word ogni volta di copiarmela, però
Word non mi funziona perché Word è bravo. Microsoft, grazie. Dissiamo la mail. Nei commenti scrivetemi dissing per la Microsoft. Non gravi però. Sei ritornato? È crashato il server? Aia, quanto è calda. Che succede? Mi ha cambiato server? Oh, boss level 4. Level... Vabbè, io mi ammazzo le mucche dietro, sai quanto? Tanto le galline le one shot, quindi. Ecco, cioè, quindi quel maiale mi si era spawnato tutto quando e me li mandava contro. Ma vedi tu sti schifosi. Bello però il fatto che al boss si può partecipare tutti e non solo chi deve ucciderlo. Questo non lo sapevo. Next level spawn un boss. Ok, ci sono. Ci sono. Spawno il boss. Proprio quello che ha spawnato il tipo di prima. E me lo uccido. Dai, un po' tosto da uccidere, eh. Non capisco comunque perché si chiami Dungeon Simulator. Cioè, i dungeon sarebbero luoghi sotterranei, almeno a quanto so io. Sono luoghi sotterranei che tu esplori, dove ci sono mob, loot, montando loot, eccetera, e fai cose lì. Comunque andiamo qua, nella nuova area, ci sono Ocelot, cani. Madonna, gli Ocelot quanta vita hanno, però. Ok, qua si inizia a fare sul serio. Ci sono pure i ragni. Ok. Madonna, questo quanta vita. Però effettivamente tolgo il doppio di prima. Ma dettagli. Ocelot, muori. Qua fanno effettivamente danno le persone. Però danno pure un botto di XP. Danno... 100 di XP, gli Ocelot. I cani non li ho ancora provati. E perché ci sono i lama? Ok, non ammazzerò mai un lama, a meno che non mi dia veramente tanto XP. Perché no. Ho una mela, con la nuova texture. Ok. I cani quanto danno? 150. Cioè danno più dei ragni. Ci muoio, ciao. No, gli ho aggrediti tutti e due. Sono stupido. Spamma, spamma. Sì, però non mi cura. Ha anche più vita il cane. Cioè, perché un cane dovrebbe avere più vita di un ragno? Cioè, va bene, nella vita reale ha senso. Sì, però dico, non nella vita reale che senso ha. Cioè, se proprio compriamo Minecraft... Aspetta che aiuto sto povero tipo che sennò ci muore. Anch'io però. No, 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 calmati, calmati, calmati. Che vuoi? Ok, vabbè, tanto non perdo nulla. Non perdo nulla. 1050 di XP perché ho ucciso un boss. Viva la vita. Tu quanto dai? 100 di XP, non ti ucciderò allora. Tanto ci sono i ragni e i cosi che danno il doppio, quindi. Ci sono i cani e i ragni che danno il triplo dell'XP, quindi dovrei uccidere un poverissimo lama, cioè, scusate. Uccidiamo. Un altro ragnetto, uccidiamolo. Cane. No, ha aggredito anche l'Ocelot. Muori, 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 muori. Ma perché hanno dovuto mettere gli Ocelot? Ma non potevano mettere, che ne so, uno zombie come mostro da uccidere oppure una cosa simile? Perché proprio degli Ocelot? C'ho mezzo cuore. Bello che mi ha recuperato mezza vita sto coso. Utile. Curati, curati. Va, curati, curati, va. Non ho mica... No, 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 no,
Quando un touch me, bro? Perché 80? Ce l'ha colpito lui una volta, gli ha dato un po' di suo. Ah! Oh mio Dio. Vabbè, abbiamo finito qui. Se non aggro animali, siamo a posto. Animali, mob. Quindi, da BS Vince tutto. Bye bye. Non c'ho voglia di fare l'intro bene. Mi raccomando, seguitemi su Instagram. Bye.